donne che hanno fatto meglio di Björdalen nella storia. Marit Björgen, che è vicino ai 200, gliene mancano 4, e poi Connie Kieslin, questo asso del freestyle che ha vinto 211 gare. Ecco, non è che Björdalen sia lontanissimo, non raggiungerà né l'una né l'altra, no, è comunque il primo degli uomini. No, tu dici di podi, giusto, 211? Sì, sì, parliamo di podi. Certo. No, perché avevi detto che aveva vinto. Ho detto vittorie, no, mi correggo, tutti i podi, parliamo di podi oggi, che di norma ci concentriamo sulle vittorie, questi sono è podi. È vero, è vero. 211 Kieslin, 196 Björgen, 132 Björdalen. Con Martin Fourcade in questa graduatoria è 29esimo con 111, ma comunque i 100 podi si raggiungono di rado, ecco. Poi in alcune discipline è più semplice. Abbiamo visto Hirschel, insomma, che per arrivare a quelle cifre cosa ha dovuto fare. In Italia c'è un atleta con 100 podi, e non è Alberto Tomba, che si è fermato leggermente prima, è Armin Zoggeler, con 119, sommando tutto. Sempre podi individuali, però le gare a squadre non le consideriamo, perché sennò allora la situazione diventerebbe differente. Zoggeler è anche il migliore in assoluto tra Bob, Skeleton, Slittino. Ecco, 119 podi di Zoggeler pesano tanto. A essere presenti nelle località dove si fanno gare importanti come quelle olimpiche, soprattutto perché è emerso che molti hanno avuto, intanto la gara parte con Florian Graf, e molti hanno avuto difficoltà anche logistiche a Pyeongchang, che quindi se tu le provi prima sai cosa aspettarti e sai come organizzarti, perché si parla soprattutto di skimen che hanno un ruolo fondamentale in un posto come Pyeongchang, perché il tempo può essere anche variabile. Questa volta è stato abbastanza sotto controllo, però c'era una neve molto particolare in ogni caso, anche se non ha nevicato. Ma il grosso problema è un altro: il sistema francese è completamente diverso da quello norvegese. Il sistema francese è più centralizzato, tu hai un controllo quasi totale sull'attività degli atleti. In Norvegia non funziona così assolutamente. Sì, gli lasciano l'indipendenza in buona sostanza. Ho capito, ma per un atleta, per un allenatore che arriva dal sistema francese è difficile adeguarsi a quello che ha trovato in Norvegia. Quindi secondo me lui è abbastanza spiazzato. Senza dubbio si trovava meglio dove stava prima, su questo non ho perplessità. Poi è chiaro, il talento a disposizione è importante in Norvegia, però attenzione, perché non sono tutte rose e fiori. I giovani di talento emergenti non è che se ne vedano. Sì, c'è questo che è partito, che è nato nel 93, di gare di Coppa del Mondo ne ha vinte più di 10, nulla questo riguardo Johannes Bo, ma dietro? No, no, per il momento non si vedono, e c'è un po' di preoccupazione comunque in Norvegia, soprattutto perché c'è stato questo dato incredibile. In sostanza si è chiusa la rassegna di Lahti e i norvegesi hanno fatto un po' due conti. Nelle gare individuali maschili, che sono quelle in cui storicamente loro hanno comunque costruito la grande popolarità dei grandi nomi degli atleti che hanno avuto, era dal 1970 che, combinando fondo e biathlon, gare maschili individuali, quindi non le staffette, mancava loro dal 1970 ai campionati del mondo. Sono numeri eclatanti, ma per guardare casa nostra, quindi il biathlon, in questa stagione quante gare ha vinto la Norvegia a livello individuale? In campo maschile, ma in totale cambia poco. Soltanto una. Esatto, se guardiamo il settore maschile, per trovare una stagione con una sola vittoria norvegese dobbiamo andare indietro di 20 anni, anzi 21 per la precisione, scomodare il 1996. Che cosa accadde nel 96? Björdalen vinse la prima gara della carriera ad Anterselva e fu l'unica vittoria per la Norvegia in quella stagione. Sì, bisogna andare all'ante Björdalen quasi. Quindi è chiaro che c'è un momento non facile, però la difficoltà è gestire tutti i talenti che hai in casa, perché ognuno va per la sua strada. Come fai a dire a Björdalen, ok, facciamo il ritiro in questa data, seguendo questa metodologia di allenamento lavoreremo in questo modo, e lui ti dice probabilmente ho idee diverse, vado avanti per la mia via. Svensson sappiamo che è un personaggio particolare, i fratelli Johannes Bo non sono così diversi da Svensson, è difficile gestire tutti gli atleti che si hanno a disposizione. Sì, sì, perché proprio Björdalen viaggia su binari completamente diversi, anche per il fatto di dover gestire la famiglia con gli allenamenti di Daria Domracova. Dovranno rivedere un po' le cose sicuramente i norvegesi, non è facile farlo prima di una stagione così importante come quella delle Olimpiadi. Ma sai, quando tu hai campioni che ti portano a casa le vittorie, alla fine il problema non c'è. I problemi passano in secondo piano. In una stagione come questa, in cui hanno raccolto molto meno rispetto alle attese, si inizia a guardare
a quelle pecche di carattere logistico che ci sono sempre state, non è che si scoprano oggi, c'erano anche prima, però tra uno e l'altro portavano a casa 10 vittorie a stagione e il problema non si poneva. E poi quello che secondo me preoccupa soprattutto è il fatto che Björdalen non lo puoi mettere in discussione, nonostante i 43 anni è ancora, cioè, meglio di Svensson, meglio di Taribo che è stato ammalato, ok? E però devi costruire qualcosa di diverso con Johannes Bo, perché sennò, cioè, non è che puoi contare eternamente appunto sul fatto che salvi la baracca Björdalen, che è già rimasto molto arrabbiato per la situazione della staffetta, su cui lui conta tanto perché sa che da lì è, come dire, è un bancomat. Quante medaglie sono arrivate? I norvegesi sono sempre stati così forti e invece quest'anno hanno ottenuto un risultato che li ha portati indietro nel tempo, un record antistorico quasi. Beh, insomma, parlano i numeri, no? Se facciamo un discorso di vittorie nelle proprie squadre, tra mondiali e olimpiadi, Björdalen si è messo al collo 12 medaglie d'oro, che sono oggettivamente tante. Credo che possa essere anche il record su tutte le discipline invernali, no? Forse se guardiamo allo short track magari troviamo qualcuna che ne ha vinte di più, eh? Però dobbiamo tornare all'anteguerra, Nathalie Lambert, quindi le canadesi dello short track di inizio anni 80 che arrivavano fino all'inizio anni 90, ecco, queste atlete magari hanno vinto più medaglie nelle proprie squadre d'oro rispetto a Björdalen, però Björdalen è una leggenda in assoluto e punta decisamente sulla staffetta, non a caso se avesse deciso lui ad Okfilsen avrebbe corso Birkeland. Adesso c'è anche un'altra situazione a cui guardano con interesse i norvegesi, soprattutto per quanto riguarda lo sci di fondo, e che, ok, fino adesso si è parlato di Russia, di doping, il report McLaren ne ha eliminati alcuni che sono stati sospesi, non hanno gareggiato nonostante abbiano fatto anche ricorso, hanno tentato all'ultimo di rientrare ai campionati del mondo, Lekhoff e i suoi compagni, però è venuta fuori una realtà che si conosceva già dai tempi del Tour de Ski vinto da Ustjugov, che c'è questo allenatore tedesco, Kramer, che sta dando un input molto importante a Ustjugov e adesso anche i biatleti stanno cercando di capire qualcosa in più, perché comunque lui è arrivato e ha detto: signori, io vi faccio vincere senza il doping, soprattutto tu sarai quello che vincerà senza aver bisogno del doping. Poi bisogna vedere se è vero, però queste sono le dichiarazioni che sono state fatte da Kramer quando è arrivato, che viene da Lekhoff, diciamo, quindi qualcuno dice ma ci sono dei punti di domanda su Lekhoff, però sta di fatto che ha lavorato molto bene con Ustjugov, che comunque si è messo totalmente a disposizione. Avere un atleta così in una squadra, al di là del talento e della disponibilità, perché quando lo trovi uno così disponibile che dice papà, mamma, io vado, 6 di novembre, ci vediamo a marzo, ma quando lo trovi? Intanto, sulla parte dura del tracciato, Johannes Bo ha perso qualcosina nei confronti di Florian Graf, si parla di decimi. Tempo buono di Graf, atleta che non è mai esploso, ma a livello junior non era inferiore ai vari Schemp, Lesser e compagnia, i due assenti di oggi peraltro. Invece abbastanza lento Kerm per la Repubblica Ceca, che ha perso pronti via 9 secondi in un chilometro e mezzo, poi invece nella parte dura del tracciato si è difeso meglio. Strano. Ci sono due salite molto impegnative nel giro da 3 km e 300 metri di Contiolatti. Di norma i tedeschi qui si trovano bene. Infatti Dallmayr in una delle interviste di inizio stagione raccontava come due tracciati per lei preferiti fossero questo e Kanti-Masinsk, dove non si gareggerà in questa stagione. E forse anche per un po' di tempo. È verosimile. Tanto apre male Florian Graf. Tra l'altro non mi pare ci siano grossi problemi in questo momento legati al vento e la condizione simile a quella dell'azzeramento. Un particolare, Shipurin, se ho capito bene, andrà a fare, così giusto per sfizio, i campionati russi di sci di fondo. Sì, per confronto può essere comunque un'iniziativa interessante. Ecco, uno dei punti deboli nella stagione di Shipurin è stato l'andamento nelle prove sprint, perché cito a memoria, mi ricordo, due piazzamenti tra i migliori 10 e poi sovente sopra il 20° posto. È lì che ha concesso il tremodo punti a Martin Fourcade. Eh sì, è proprio così, un po' una stagione come quella di Virer, se vogliamo. No, ti confermo, ma Virer anche vogliamo, meglio forse. Ha una continuità superiore rispetto a Shipurin. Shipurin ha due podi
un secondo e un terzo posto e poi il miglior risultato è un 21esimo posto. Non puoi lottare ad armi pari con Martin Fourcade con questi numeri. Intanto seguiamo il piccolo Bo. Eh beh, gran poligono, eh. Non velocissimo nel coprire il primo bersaglio, ma sovente così per lui. C'è da battere il tempo di Kermar, che mi pare senza errori Johannes Bo va ampiamente davanti. Lo batte nettamente, quindi abbiamo una prima conferma da Johannes Bo. Abbiamo visto anche la grafica quando è partito, 4 vittorie per lui in questa località. Intanto Matvei Elissiev che torna in Coppa del Mondo, ma apre male. Questo è un cavallo pazzo, talento non gli manca, però ha percentuali troppo basse al poligono. È stato molto rapido nell'apparire la sessione di tiro rispetto a Johannes Bo. È arrivato un errore. Quando Johannes Bo vinse il titolo mondiale con Teolatti, perché non dimentichiamoci che quella fu la prima vittoria veramente importante nella sua carriera, ottenne anche il miglior tempo sugli sci nella sprint. Di norma, insomma, ha insegnato che se non sbaglia, non è detto che abbia il miglior tempo sugli sci, però era praticamente impossibile batterlo. Adesso esatto. Non è più così. Hai detto bene, non è detto che abbia il miglior tempo sugli sci, perché nelle ultime 2 stagioni non ha mai ottenuto il miglior tempo sugli sci in una prova sprint. Ci è riuscito il fratello, ma non lui. Poi è chiaro che battere Martin Fourcade è difficile, insomma, su 16 sprint delle ultime 2 stagioni Martin Fourcade è stato il più veloce sugli sci in 11 occasioni, e questo spiega tante cose. Sì, lui ha proprio più carte da giocarsi, Martin Fourcade, rispetto a tutti gli altri. Questo è uno dei giovani più interessanti nel panorama del biathlon maschile, Samuelsson, atleta svedese, classe 97. No, ma la Svezia sicuramente ha del buono anche in vista dei campionati del mondo che saranno la stagione dopo quella di Pyeongchang. Io credo che ci sia più qualità nel settore femminile. È anche più facile. Senza dubbio. Samuelsson ha fatto comunque bene in questa prima stagione in Coppa del Mondo, riuscendo a qualificarsi anche per gare con partenza in linea, ha fatto non banale per un 19enne. No, è partito forte, insomma, non c'è dubbio. Samuelsson che è staccato di 8 secondi da Johannes Bo, mentre qua parte un ex campione del mondo come Pfeiffer, che è stato sul podio ma a inizio stagione. Sì, un paio di piazzamenti tra i migliori 10 per Pfeiffer nelle sprint, quel podio che citavi e poi un altro quarto posto, dopodiché anche lui ha fatto fatica, 11esimo, 19, giù di lì, e chiaramente perdi terreno rispetto ai Martin Fourcade della situazione, che poi chiudono sempre tra i migliori 3, salvo eccezioni. Partito Uleana Rabiordalen, mentre siamo al poligono con Pidrucin, che ha perso un po' di tempo per dare tacche laterali, ma ha trovato la soluzione al problema. Sì, il problema è che è arrivato al poligono con quasi 20 secondi di distacco rispetto a Johannes Bo, quindi un primo giro abbastanza letargico per lui. Poi al poligono ha fatto anche benino, qualcosina ha recuperato. Finora nessuno ha commesso più di un errore e soprattutto abbiamo quasi tutti zero. Ma questo non è un poligono così impegnativo nella norma, diciamo. La media è di 10-0 ogni 100 partenti in una sprint, quindi una discreta media. Chiaramente se guardi Ruppolding è più alta, se guardi Oberhof è più bassa. Il fallimento di Florian Graf non è così indicativo, dato che sono pettorali bassi. Ecco, l'errore a terra di Landertinger è pesantissimo, perché in stagione in piedi ha percentuali mediocri. Anche lui molto rapido nell'aprire la sessione di tiro, sarebbe stato vicino al tempo di Johannes Bo ed è obbligato a girare. Eh sì, questo sicuramente lo paga come errore. Vi do anche i numeri degli altri italiani, perché sicuramente qualcuno se li sarà chiesti, allora ve li ripeto tutti. Dominic Windisch con il 29, Hofer con il 44, Montello il 54 e Bormolini 94. Sì, sono curioso di vedere Montello con lo 0 dove possa arrivare in una sprint in questa fase della stagione. Secondo me potrebbe arrivare anche in una posizione interessante. Da come lo dici sembra che sia automatico che trovi lo 0. Ci può riuscire, ecco. No, sì, però mi fa effetto come tu hai impostato la frase, perché sembra che stai dando quasi per scontato, non è sbagliato. No, me lo auguro che lo possa trovare, perché ci darebbe una dimensione del potenziale attuale dell'atleta, che sicuramente nelle gare sull'uomo ha dimostrato di poter difendersi al meglio. Nelle gare contro il tempo ha fatto più fatica, però non ha trovato lo zero
in questa fase della stagione. Quindi è una mia curiosità. Io penso che possa togliersi anche una bella soddisfazione in termini di piazzamento. Poi no, non è banale trovare lo zero. Scusa, Samuelson dopo il poligono aveva 7 secondi e 9 e ai 4 e 9 va davanti a Johannes Voigt di un secondo e 4. Ma guarda, Samuelson era andato molto forte anche nella prima parte del primo giro, quindi non mi stupisco così tanto. Evidentemente Johannes Voigt non è proprio al top della condizione, ecco, questa è l'unica spiegazione che ci si possa dare. Perché anche Kaukenas in sostanza non perde dopo il primo poligono da Johannes Voigt. Che potrebbe anche essere caduto, eh? Noi non abbiamo le immagini del tratto in uscita dal poligono. Anche Norgren corregge qualcosa nella diottra. Beh, c'è da dire che dopo un chilometro e 600 metri Samuelson aveva il miglior tempo. Sì, sì, ma anche Kaukenas è andato forte. Esatto, sono transitate in 23 e lo svedese resiste. Nell'ultima parte Johannes Voigt aveva guadagnato tanto, adesso stiamo a guardare se sarà così anche nella seconda tornata. Tanto Moravec, che conosce abbastanza bene le condizioni di Conti Olacti, visto che qua da più di una settimana ha partecipato alla tappa di Ibu Cup, settimo tempo come Svensson, praticamente staccato di 3-8, intanto Tarebo non sbaglia, vediamo con quale distacco esce rispetto al fratello più piccolo. Aveva 9 secondi, è stato più veloce sul primo colpo, potrebbe guadagnare qualcosina, ma trattasi di decimi, credo, secondo e 8 decimi. Comunque in testa ci sono i due fratelli Bo dopo il primo poligono. Attenzione a Svensson, che è partito guardingo, poi nel primo tratto duro ha tenuto il passo dei più veloci, quindi Graf e Johannes Bo. Credo che Svensson possa arrivare al poligono con un tempo in linea con quello di Johannes Bo. Sì, perché effettivamente ha 2 secondi di ritardo da Destio, che è il migliore al passaggio dei 2-7, ma è lì con Johannes Bo. Destio è addirittura il migliore all'ingresso al poligono, meglio di Johannes Bo, seppur di 8 decimi. Sai che me l'ho spaventato, dico, ma sei sdraiato ancora? L'abbiamo già dato per questa stagione con Wisniewskaia, dai. Però mi butti lì un replay così. Graf è uno di quelli che spara storicamente meglio in piedi che a terra, finora lo sta anche dimostrando. C'è un ottimo Dolder che ha trovato lo zero, viaggia con un buon passo, è secondo dietro a Johannes Bo. Attenzione a Graf, oggi la gara per lui può essere anche positiva, sugli sci si è ben difeso, c'è stato l'errore a terra ma è quasi abituale, in piedi porta a casa uno zero rapido. Beh, direi bene per un atleta che fatica oltremodo a decollare. Mentre con il 18 vedete dietro di lui Destio, che l'ha buttata via perché veloce sugli sci, miglior tempo d'ingresso al primo poligono, ma ha commesso 2 errori. Ecco. Vediamo Johannes Bo. Ecco, 10 secondi per il primo colpo. Irreale il poligono. Sì, qui ha fatto la differenza. Non sono convinto che l'abbia fatta sugli sci, la differenza lo capiremo quando partiranno i grossi nomi come Martin Fourcade. Sì, però sembrava davvero che i bersagli fossero più grandi il doppio per come ha approcciato, proprio grandissima sicurezza. Sì, sì, impressionante, e ha portato il margine su Florian Graf a quasi 31 secondi. Svensson che è entrato al poligono staccato di 2 secondi e 9 da Johannes Bo, ma in testa ai 2-7 è passato Moravec. E quindi il fatto di essere qui da tanti giorni in qualche modo sta giovando. Regolare, diciamo, nei tempi di rilascio, ma anche abbastanza bene, direi. Ma rispetto a Johannes Bo è stato più rapido, seppur di poco, sul primo bersaglio. C'erano un paio di secondi di differenza tra i due, verosimilmente ci saranno ancora. Però guarda come letargico nel ripartire. Se Biordani fosse il suo allenatore e vedesse la fase di ripartenza dal poligono, non oso pensare forse anche agli insulti che partirebbero, perché lì ha qualche steccata col bastoncino. Sì, ha lasciato sul piatto 3 secondi come se nulla fosse, no? Per la serie, ma chi se ne frega tanto? Andiamo Sebastian Samuelson, che sta facendo veramente una grandissima gara, soprattutto è molto giovane, quindi parlavamo prima di prospetti, lui sicuramente sta diventando interessante. È entrato con un distacco di 3,5. 10.2. Si lascia guardare come tempo per puntamento e primo colpo rilasciato. Adesso qui la pressione sale e arriva l'errore. E comunque con lo zero non era lontano da Johannes Bo, No. Pfeiffer trova lo zero a terra.
ed è uno 0 non rapidissimo, quindi sarà sui tempi di Svensson. Dolder è secondo, Svizzera in crescita in questa fase della stagione, anche Wiesner ha fatto bene a Pyeongchang. Aspettiamo Martin Fourcade al primo riscontro cronometrico, quello del chilometro 6. Mentre c'è Björdalen al primo poligono che apre bene, e poi Moravec che è entrato al poligono e va più forte di Björdalen, sugli sci decisamente più forte, anche perché poi sbaglia Björdalen. Björdalen è quello che ha vinto più gare a Contiolahti, giusto? 5 se non erro. Una in più di Johannes Bo. Che oggi potrebbe andare anche a riprendere l'illustre compagno di squadra. Björdalen specialista delle vittorie nelle tappe di Contiolahti di inizio stagione. Poche però, eh sì, poche. Intanto Moravec con lo zero. Potrebbe essere anche davanti Moravec rispetto a Johannes Bo. Siamo comunque in linea. E qui deve aspettare proprio l'uscita di Björdalen, 3 secondi di vantaggio. Bel tandem Björdalen Moravec. Moravec che è stato fondamentale per i risultati di altri nei campionati mondiali, oggi potrebbe avere aiuto. Qui torniamo invece su Johannes Bo. Che termine di paragone abbiamo sul suo tempo nell'ultimo giro? Quello di Graf, direi. Ma sì, però non è un gran riferimento perché chiaramente ha sbagliato. Sì, allora Johannes Bo ha allungato rispetto a Graf, ci sono 33 secondi di margine negli 8,2 km, in precedenza erano 30. Però concentriamoci sul primo poligono perché devono arrivare nomi importanti. Uno da seguire con attenzione sarà Garanicev, che sta andando forte. Questo non è Schipulin come scrive la grafica, bensì l'Undertinger, che ha sbagliato a terra, ha fatto abbastanza inusuale. In piedi ha oggettivamente qualche problema in più, così dicono le percentuali. C'è anche Schipulin che sta affrontando la sessione di tiro a terra. Uno Schipulin che nelle sprint di questa stagione è stato abbastanza impreciso. Vedi anche quello che è accaduto a Pyeongchang nella settimana passata. E manca l'ultimo, Anton Schipulin, che avrebbe fatto segnare un tempo in linea con quello di Moravec. Aspettiamo il passaggio di Martin Fourcade al chilometro 6, dovrebbe transitare tra circa un minuto. Miglior tempo al chilometro 600 metri è ancora quello del giovane Samuelson, che è uno dei due atleti più giovani in gara, essendo nato nel 1997. Qui siamo invece su Lowell Bailey, reduce dal podio nelle preolimpiche, ma poi dal titolo mondiale a Oakfilsen, soprattutto a terra sta sbagliando pochissimo. In generale sta sbagliando pochissimo perché è il miglior tiratore del circuito. E qui ne viene fuori un altro saggio di tiro, 12-1 per il rilascio del primo colpo, non è male, rapido anche sugli altri, sarà in linea con Svensson, ti direi, come tempo, leggermente dietro, altra conferma per un atleta che sta disputando la migliore stagione della carriera. Oh, dicevamo di Martin Fourcade? Eh beh, lo aspettavamo, miglior tempo. Al chilometro 6 con un vantaggio di 2,7, adesso vediamo Windisch. Windisch non è stato rapidissimo nel primo giro, però è preciso finora. È entrato con 13 secondi e mezzo di ritardo da Moravec. E uscirà secondo me con una decina di secondi da recuperare, forse qualcosina in più. Diciamo che in gara per un piazzamento tra i migliori 10, poi bisognerà vedere cosa combineranno gli altri nel secondo poligono. E lui anche, ovviamente. Certo. 14,2, comunque buoni tempi al poligono. Anche Garanicev non ha sbagliato. Voglio vedere Martin Fourcade sul duro quanto può guadagnare sui vari Johannes Bo e compagnia. Su Johannes Bo aveva 4 secondi di margine dopo 1,6 km. Ecco, secondo tempo dopo 1,6 km, Julian Eberhard. Mentre Moravec perde da Samuelson all'inizio della seconda tornata, adesso ha un vantaggio di 6,8 secondi, erano 11 secondi per Moravec. Però sugli altri si difende meglio. Attenzione a Tarebo. Tarebo che è staccato di 8,8, ingresso poligono ma sbaglia. E due volte, e quindi compromette una gara che poteva essere interessante. Diciamo che manca ancora qualcosa in vista di Holmen Kollen, che per lui chiaramente è importante. Schlesinger ha sbagliato sul bersaglio centrale. Schlesinger che comunque ha avuto una buona stagione, è stato sul podio a Oberhof. Ecco, attenzione perché questo è un poligono interessante. Dalla Svizzera Mario Dolder non ha sbagliato a terra, è più o meno in linea con il tempo di Johannes Bo.
la regia ha staccato. Sì, stacca. Mentre andiamo su Svensson ai 6 km. Svensson che guadagna sensibilmente. Sì, e attenzione perché 6 km Svensson era praticamente exequo con Mario Dolder che sta sparando in questo momento. Mentre chiude la sua gara Johannes Bo, e però Dolder ha sbagliato. E oggi butta via un'occasione importante Dolder, perché il passo sugli sci era all'altezza di Johannes Bo. E oggi non si può davvero sbagliare, non sbaglia Zvetkov al primo poligono e si inserisce al sesto posto. C'è il solito Landertinger che nel giro finale prova a scatenare, liberare i cavalli. Adesso aspettiamo Pfeiffer che è in lotta con il tempo di Johannes Bo, comunque ai 6 km è staccato solamente di 9 decimi. Beh, gara apertissima. Tempo di Martin Fourcade 2.7 ce l'abbiamo? Sì, è un vantaggio di 6 secondi e un decimo. E quindi di 8 secondi su Johannes Bo. Se il passo di Martin Fourcade resta questo per tutta la gara, potrebbe avere un errore di vantaggio rispetto a Johannes Bo. Eberhard che è lì vicino con i tempi di Martin Fourcade, ha passato il chilometro 6, staccato di 1.2, ma adesso vediamo prima Svensson e poi vedremo anche Pfeiffer a breve. E anche Moravec subito dopo. Molto rapido tra un colpo e l'altro Svensson. Mamma mia, impressionante. Ed è davanti o comunque in linea con Johannes Bo. Secondo me Svensson, se è al top della condizione dell'ultimo giro, può anche fare meglio rispetto a Johannes Bo, che non è parso così brillante sugli sci. Sì, lui è uscito dal mondiale distrutto. Erano Birkeland e Taribo di nuovo ammalati, soprattutto Taribo, e di nuovo questo atteggiamento rilassato, perché avete visto, poi ognuno ha la sua tecnica per infilare i bastoncini, perché bisogna proprio infilare dentro le mani nei laccioli dei bastoncini. Avete visto prima Lowell Bailey che ha una tecnica come altri, li mette sotto le ascelle e li infila più rapidamente di quanto non faccia Svensson. Martin Fourcade tempo irreale rispetto agli altri, però deve colpire i bersagli ovviamente. Non dimentichiamo che qui arrivò la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Martin Fourcade in un inseguimento. 19.5 per il primo colpo è tanto, eh? Poi dopo più rapido. Beh, l'ha fatto in apnea. Attenzione a Pfeiffer che trova lo zero in piedi. E anche Pfeiffer è lì con Johannes Bo e Svensson, forse leggermente dietro. Se Pfeiffer riesce a portarsi in scia Martin Fourcade pesca un bel jolly. Però no, c'è troppo distacco, niente da fare. Eh sì, no, c'è troppo spazio. Fourcade 3-7 di vantaggio su Moravec, Pfeiffer terzo dopo il secondo poligono. E adesso siamo su Moravec. Moravec che entra con un vantaggio enorme su Johannes Bo, 11 secondi di vantaggio, 13 su Svensson. Sta rischiando oltremodo, eh? Attenzione! Poligono all'altezza di Johannes Bo, direi che può aver prenotato il podio, Moravec si regge nel giro finale. Sì, è ampiamente davanti probabilmente, quindi ci sono buone chance di salire sul podio. Moravec, sprint in carriera, credo che non abbia mai vinte. Un paio di podi li ha portati a casa, ma mai sul gradino più alto. Guarda, 10 secondi di vantaggio, conosce il tempo di Johannes Bo, di Svensson e di Pfeiffer. E peraltro Johannes Bo non è parso il migliore sugli sci. E c'è uno che però va più forte di Fourcade nel primo giro, Rastor Gujevs. Cavallo pazzo mentre c'è Benedict Doll al poligono. Campione del mondo che sbaglia sull'ultimo, ma c'è già pronto in piazzola Rastor Gujevs e anche Hofer. Comunque buoni tempi, quinto tempo ai 2.7 km, mentre va a chiudere l'Undertinger. Sì, Hofer che rispetto a Vindisch ha un margine di 7 secondi direi. Vindisch che transita adesso ai 6 km ed è staccato di 23 secondi e 6 da Moravec. Andiamo a vedere quanto aveva 17.9 ma da Fourcade, e quindi sono 14.2 da Moravec, ha perso abbastanza dall'atleta ceco. Rastor Gujevs ha trovato lo zero, è in testa davanti a Martin Fourcade.
E credo che possa aver guadagnato anche terreno al poligono, perché Martin Fourcade non è stato rapidissimo. Ha guadagnato effettivamente 4 secondi e 9 decimi. Mentre la verifica di Svensson, che va a prendere il tempo di Johannes Bo. Eh sì, rimonta Svensson, ma era abbastanza prevedibile che potesse andare a riprendere Johannes Bo. Vedremo se ne avrà anche nel finale. Cipulina ha chiaramente commesso l'errore nella prima serie. Adesso il poligono c'è anche Hofer. Sbaglia anche Fillon Maillet nella prima serie. E c'è Lowell Bailey che entra per il secondo poligono, male Cipulin. Diciamo che Martin Fourcade ha vinto ufficialmente la Coppa di Specialità nell'inseguimento. E apre male Hofer. No, perché Cipulin sì, buca sì. Per l'ennesima volta una sprint, non dovrebbe finire tra i migliori 20. E per domani si fa dura. Due giri di penalità per Hofer. Vediamo Bailey. Bailey oggi non rapidissimo sugli sci. Mamma mia, sai che con questo poligono in stagione dovrebbe essere al 93%? Impressionante, abbiamo Windisch al secondo poligono, staccato di 20 secondi, 27 secondi da Moravec, ma è più interessante Garanić, credo che la regia andrà su di lui perché al secondo tempo dietro a Moravec, e oltretutto Windisch purtroppo apre male. Eder ha trovato lo zero a terra ed è terzo dopo il primo poligono, ma andiamo su Garanić. Sbaglia, ma comunque non sarebbe andato davanti a Moravec. Ne arriva un altro di errore. Windisch sugli altri quattro, poi è andato a segno. C'è anche Iliev che ha un buon tempo dopo il primo giro. Bailey si trova in sesta posizione dietro a Björdalen con un errore in meno rispetto al 43enne. E Moravec allunga rispetto a Johannes Bo. Moravec nell'ultimo giro è un atleta che ha qualità, l'ha dimostrato più volte in passato, qualche volta ne ha fatto rispese qualche atleta italiano. È in condizione perché qui ormai da quanto tempo? 10 giorni, se non di più, sì, sì. E sta dimostrando il suo valore. Ma anche perché poi ha preso fiducia dalle gare dei mondiali, qui lo va a scavalcare, no, qui è Svensson perché in compagnia di Moravec c'è Björdalen, qua invece c'è un francese in compagnia dello svedese. Iliev ha trovato lo zero, attenzione anche a Roche che ha un buon tempo di ingresso al primo poligono, sono due possibili outsider. Iliev è ottavo dopo il primo poligono, staccato di 16 secondi. E Svensson allunga rispetto a Johannes Bo, anzi lo sopravanza e lo stacca. Italiani così così, soprattutto per un discorso legato al poligono in una giornata, in una gara che non concede nulla. Quanto aveva Rastorgujev rispetto a Martin Fourcade dopo il primo poligono? 6 secondi e un decimo. Ecco, ha recuperato qualcosa Martin Fourcade nella prima parte del secondo giro, adesso il distacco è di 4 secondi e 4 decimi. Roche è quarto dopo il primo poligono, staccato di 9 secondi e mezzo. Schlesinger ha trovato lo zero. In piedi però, esatto. In terra aveva sbagliato. Mentre Lindström la butta via in piedi. Lindström è un altro di quelli che ha iniziato bene la stagione, forse sul podio nella prima sprint, e poi si sono perse le sue tracce. Eccoci qua con Svensson che è andato a riprendere Destio, che era partito forte nel primo giro ma ha sbagliato al poligono abbastanza. Svetkova la butta via in piedi. Fourcade è a 12 secondi e 4 di vantaggio su Moravec ai 6 km. Mi domando se possa avere l'errore di vantaggio da lì alla fine della gara. Tanto Svensson per battere Johannes Bo dovrebbe farcela ampiamente. Ce la fa ampiamente, magari no, però 2 secondi e 7 sono comunque 2 secondi e 7. Sta arrivando anche Pfeiffer, stanno arrivando anche Moravec e Björdalen, ma sono ai 9-3. Pfeiffer un ultimo giro non eccezionale, invece Moravec sembra decisamente in palla. A meno che non riesca ad avere un grande vantaggio Fourcade alla fine della gara, potremmo avere veramente un inseguimento molto interessante. Qui siamo ai 9 km 300 metri, quindi l'ultima salita prima di arrivare allo stadio del biathlon. E Moravec ha perso qualcosina rispetto a Svensson. E direi che ci sta, no? Ci può stare, però mantiene 10 secondi di margine. Da Pfeiffer mi aspettavo qualcosina in più nell'ultima tornata. Invece è andato più piano a occhio rispetto ai due norvegesi che guidano la classifica, Svensson e Johannes Bo. C'è un ottimo tempo di Christiansen al chilometro 6 e terzo.
Ecco, attenzione a Christiansen, che tra i giovani norvegesi, poi non è più neanche giovanissimo, è uno di quelli che potrebbe esplodere da un momento all'altro. È tutta una questione di testa, secondo me. Male i francesi in questo momento al poligono. Simon Fourcade, credo 4 errori nella prima serie, Beatrix 3 nella seconda, vuol dire che non è un gran momento forse al poligono. 9-2, ci rendiamo conto, è roba da header questa. Però attenzione, sbaglia. Perché effettivamente sbaglia Martin Fourcade. Ma guarda che se la gioca anche con un errore. Adesso vediamo, secondo me avrà un distacco rispetto a Morvet di 5-10 secondi all'uscita dal poligono, però aspettiamo. Rastorgujev ha un secondo di vantaggio ai 6 km, potrebbe essere la grandissima occasione per Rastorgujev mentre arriva Moravec insieme a Björdalen. Moravec nel finale ha fatto un po' fatica, 8 secondi e 8 di margine rispetto a Svensson. Aspettiamo che Martin Fourcade esca dal giro di penalità per avere un'idea sulle possibilità di Moravec in chiave vittoria, aspettando poi anche Rastorgujev ovviamente. Montello al primo poligono. Reis, attenzione, ha trovato lo zero. Il tedesco ed è sesto. Guarda il tempo di Martin Fourcade. Staccato solamente di 5-8, andrà a battere sicuramente Moravec. Sì, per me ci sono buone possibilità che possa scavalcarlo, però Rastorgujev oggi se la gioca per davvero. Intanto per la prima metà della tua previsione da oracolo è giusta, perché Montello non sbaglia a terra. Dai, bene. Adesso si tratta di aspettare chiaramente Rastorgujev. Sì, che deve però ancora arrivare al poligono. Aveva un secondo di margine rispetto a Martin Fourcade ai 6 km. Ricordiamo che Rastorgujev non è mai salito sul podio, ma ha collezionato un numero infinito di quarti e quinti posti. Solo i quarti posti sono 4. Ribadisco ancora, ottima gara di Reis, ma intanto Rastorgujev è al poligono. Entra al poligono con 2 secondi e 3 decimi di distacco rispetto a Martin Fourcade. Diciamo che il riferimento è quello su Moravec, il vantaggio di 11 e mezzo praticamente. Ma io credo che la gara si faccia su Martin Fourcade, che dovrebbe scavalcare Moravec nell'ultimo giro. Sì, sì, è vero. Serie alla Forsberg, può essere la grande occasione. No, è sempre ancora così. Una volta, ma quante volte l'abbiamo vista, mamma questa mia. Però attenzione, perché se ne ha, può provare ancora a lottare per il podio, ha bisogno di un ultimo giro eccezionale. Ma era lo zero che contava. Ma quante volte è arrivato a giocarsi il podio all'ultimo poligono e ha mancato l'ultimo. Tanto Julian Eberhard con 2 errori è tredicesimo dopo 2 poligoni, staccato di 43-8. Quindi possiamo già dire una cosa: Martin Fourcade si porta a casa la coppa di specialità. Bastava un piazzamento tra i migliori 8, è anche probabile che la vinca, e quindi con oggi saliamo a 18 coppe di specialità in carriera. Domani arriva la 19 per la 20 più dura. Rastorgujev sicuramente può andare all'attacco di Johannes Bo, è quarto dopo 2 poligoni con un distacco dal norvegese di 1 secondo e 4. Tanto qui siamo sull'Owell Bailey che chiude l'ennesima gara con lo zero, oggi farà fatica a rimanere tra i migliori 10. E sottolineo la buona prova di Florian Graf, che con un errore 8° avevamo visto bene a inizio gara, più che altro perché Graf aveva tenuto il tempo di Johannes Bo, non il migliore Johannes Bo, comunque un atleta Bo che anche quando non è al top fa segnare buoni tempi sugli sci. Sì, sono partiti tutti, chiude l'Owell Bailey staccato di 1 minuto e 8° al momento. Attenzione che c'è Eider al poligono. È il tempo interessante, soprattutto se spara con i tempi di rilascio abituali, 8 e 8, va bene, ok. Qui ci ha messo un po', ha rischiato di sbagliarlo e poi sbaglia sull'altro. Però ha rischiato, Se trovava lo zero se la poteva giocare per il podio, per la vittoria non lo so. Nella prima parte del terzo giro Fourcade non guadagna su Moravec. Attenzione, allora abbiamo una notizia. Però Moravec nel finale è un po' crollato. Sì. Sicuramente è concesso qualcosa. Hofer ha trovato lo zero in piedi e c'è lo zero a terra di Christiansen, che mi sembra molto più interessante in questo momento per l'ottica della gara. Poi bisogna vedere cosa farà in piedi, però è settimo dopo il primo poligono Christiansen. Sì, effettivamente Martin Fourcade ha guadagnato 1° rispetto a Moravec nella prima parte del giro. Moravec ha concesso qualcosa tra gli 8,2 km e i 10 km. Non è detto che la vinca Martin Fourcade, perciò
6 secondi da recuperare non sono pochissimi in un chilometro 800 metri. No. Buffer è 22esimo dopo due poligoni con i due errori. Però Dario, è anche vero che ci sono due salite da affrontare, eh? Ma non lo so, vediamo. Iliev non è un fattore, anche perché sbaglia. Sì, poi non è stato rapido nel rilascio del primo colpo. I big sul primo colpo in piedi vanno sotto i 10 secondi, questo l'abbiamo capito. Dunque, al momento il miglior tempo sugli sci è di Moravec, eh? Sì, con 5 secondi di margine su Svensson, però aspettiamo Martin Forgata ai 9,3 km dopo il tratto duro in salita. Lì capiremo se effettivamente arriverà la vittoria numero 60 in Coppa del Mondo, 62 in totale. Mentre il miglior tempo dell'ultimo giro è di Svensson, con 6 secondi praticamente su Moravec, e anche lui rischia abbastanza. Miki Roche è stato uno dei primi. Un precursore, sì, delle sessioni di tiro rapide, insieme in apnea, straordinario Miki Roche. Sì, che da tempo non era così competitivo, aveva iniziato bene la stagione, poi si è perso da gennaio in avanti e oggi porterà a casa un buon risultato. Per un attimo la gente aveva staccato proprio sulla una delle salite impegnative di Conti Olakti. Rostov Gujev perde qualcosa dopo il poligono, 13 secondi e mezzo rispetto a Moravec, al momento è quinto. Vediamo, sai che non ce la fa? Boh, non lo so. Ha recuperato tanto, ha recuperato quasi 4 secondi, però adesso c'è ancora un piccolo tratto in salita e poi una discesa. Effettivamente Moravec nel finale non è parso brillantissimo, però la parte più dura del tracciato è stata già affrontata, vediamo. Soprattutto non mi pare che abbia sprintato così forte, perché sarebbe un'altra beffa dopo quella del mondiale subita dalla Lowell Bailey. Lui che sta sbagliando, anche lui sta sbagliando pochissimo in questa fase, Moravec. Che trovava nell'individuale lo zero ai campionati del mondo. E sarebbe bello inquadrare Martin Fourcade negli ultimi 500 metri, ecco. 30 secondi per chiudere, guarda, non lo so, saranno molto vicini. E attenzione che in palio chiaramente c'è il record di vittorie stagionali. Eh sì, è per quello che è importante questa volata, virtuale ovviamente. Vediamo se riuscirà a sprintare un po' come ha fatto in Corea. Ha bisogno di farlo, secondo me è difficile capire, è dietro, forse. È dietro. Non sprinta chiaramente come a Pyeongchang, ma forse ce la fa, invece. Ce la fa forse. Pazzesco. Per 6 decimi. Pazzesco. Beh, questa è una volata che fa la storia del biathlon, eh? Perché 13 vittorie in una stagione non le ha mai conquistate nessuno. E non ha neanche la forza di esultare, ma anche per il lungo viaggio che ha affrontato, come anche gli altri atleti, per carità. Tanto buona gara di Rese, che ha concesso qualcosa magari sugli sci oggi, ma comunque ha trovato lo zero. E Moravec chiaramente non la prende bene, stavolta addirittura per decimi. Si sta abituando, dai. Non lo so se si abitua, però sembra che sia costretto ad abituarsi. Ha dovuto faticare Martin Fourcade e non era banale battere questo Moravec con un errore al poligono. Si è evitato una gara eccezionale, ma guarda il tempo sugli sci, quanto ha di vantaggio su Moravec. Sì, ma soprattutto è ancora giù, Martin Fourcade, è la prima volta in stagione che lo vediamo proprio piallato. Ha dato 23 secondi 8 decimi a Moravec, che ha fatto segnare il secondo tempo. È una dimostrazione di superiorità, a mio modo di vedere, sconcertante, anche perché non deve più dimostrare niente. Siamo a fine stagione e verosimilmente le energie sono al lumicino anche per lui. Decisamente l'inseguimento non sarà scritto, non è scontato con questi distacchi, però insomma è un'altra gara che può vincere. C'è uno Svensson sicuramente abbastanza in palla, ma lui ricordiamo che ha commesso l'errore ed è davanti lo stesso. Quindi la prima e l'ultima, e parliamo di vittorie, sono arrivate qui. Credo che abbia fatto la dedica alla compagna, se ho capito bene. Siamo a quota 62 con le gare onnicomprensive. Sì, e con l'arrivo di Ebert abbiamo anche l'ufficialità riguardo la vittoria nella classifica di specialità, chiaramente per Martin Fourcade. Ahia, non avrà le risposte che voleva Massimiliano, perché ha sbagliato Montello sugli ultimi due, purtroppo. Peccato. Qui siamo su Rastor Gujev, che dovrebbe chiudere in quale posizione? Quinta? Era quinto, sì, in lotta con Pfeiffer per difendere quella posizione.
Forse sesto, mi sembra sì, un po' in affanno. Sì. Sta cercando di spingere, ma non basta. Sesto. E probabilmente con lo zero non l'avrebbe vinta. Di poco, ma non l'avrebbe vinta. Anev, come al solito i bulgari precisi a terra, però sbagliano qualcosa in piedi. È buona stagione in ogni caso per la Bulgaria, che ha raccolto più punti rispetto allo scorso anno, e già questo è un'indicazione di qualità. Martin Fourcade molto affaticato e anche nervoso, mi è parso, il motivo mi sfugge. No, non lo so, non credo che abbia motivo di essere nervoso. Forse ha sentito qualcosa che gli ha dato fastidio, magari, non lo so. Non so, come se stesse allontanando qualcuno. Classifica. Morawetz proprio non riesce a girarla a suo favore. Abbiamo lo zero di Babikov a terra, però staccato di oltre 20 secondi di ingresso poligono. Sì, poi con i pettorali altissimi da seguire ci sono Claude e Malisco. Chiave Italia al migliore chi è? Vindish all'arrivo? Beh, Vindish tredicesimo. Tredicesimo, sì. Sì, anche perché Hofer ha sbagliato, ha messo un errore in più. Hofer no, è davanti Hofer a Vindish. È tredicesimo, perché ho sentito Eder. Sì, sì. E Vindish è di quindicesimo. Quindi un po' sottotono, diciamo così, sugli sci Vindish rispetto invece a un Hofer che sembra abbastanza replicare un po' meno, diciamo, rispetto a Pyeongchang. Le prestazioni, qua ci sono anche i norvegesi, chiaramente già sono rientrati anche altri. Beh, chiaro, una gara di livello più alto rispetto a quella di Pyeongchang, però ci sono possibilità che tutte e due chiudano tra i migliori 20. Sì, sì. Abbiamo Christiansen al secondo poligono. È quattordicesimo entrando ad affrontare la seconda serie. E abbiamo anche un tedesco nuovo impegnato al primo poligono, giusto? Sì. Che arriva dalla stessa località di Michael Greis, non lontano da Oberstdorf, Nelservang. Andiamo a vedere. Ha commesso un errore Navrat. Esatto, che è un debuttante. Beh, Christiansen direi una gara molto interessante. È in lotta per un piazzamento tra i migliori 10 con il doppio zero, direi bene. Era ora, perché comunque l'abbiamo detto tante volte, insomma, disturbatore, avversario di Johannes Bo all'epoca delle gare junior. Sì, Christiansen credo sia più anziano di un anno rispetto a Johannes Bo, però l'altro ha avuto un approccio più semplice con la Coppa del Mondo. Christiansen un piazzamento tra i migliori 10 l'avrebbe anche ottenuto, però dobbiamo tornare al 2013 e una sprint di Kanti-Mazinsk. Oggi se la gioca. Beh, questa è una gara di valore comunque. Sì, sì, perché a parte Schempel esserci sono tutti e direi che la maggior parte dei big si è espressa al top. Ecco, Schipulin ha mancato l'appuntamento con buone sessioni al tiro, per il resto i big sono quasi tutti nelle prime posizioni. Neanche Roche ha dato tutto, staccato di poco più di 40 secondi, è decimo al momento al traguardo. Lo sport non si ferma mai. Di Weng, che però ha disputato 5 gare in più. In più, eguaglia uno dei suoi primati, quello di 19 podi in stagione, ma potrebbe diventare il primo biatleta, uomini e donne non fa la differenza, ad arrivare a 20, ancora 4 gare a disposizione. Difficilmente domani lo vedremo sul podio. E poi ha nel mirino anche le 14 vittorie di Forsberg. Esatto, Forsberg è la biatleta che ha vinto più gare in una singola stagione, a questo punto ne manca una. Martin Fourcade sta veramente riscrivendo la storia di questa disciplina e degli sport invernali in generale. Poi le 6 sfere di cristallo consecutive non le ha ottenute solo lui in tempi recenti, c'è riuscito un altro atleta altrettanto prestigioso, Hirscher, e non è escluso che se ne possa aggiungere un altro nel fine settimana che gareggia nello skeleton. Eh sì, uno dei fratelli Dukurs. Esatto. Quello più bravo, ovviamente, nettamente più bravo, mentre abbiamo visto inquadrato l'atleta finlandese, c'è da dire che questi giorni non è proprio un clima allegro, perché è un allenatore russo del team finlandese, è stato colpito da un infarto, un malore in ospedale, ma insomma, non ci sono grosse speranze per lui, quello che dicono i medici almeno.
Oh, a proposito di, in questo caso Lituania, non Lettonia. Sì, Strolia. Stiamo aspettando anche Bormolini al primo poligono. Montello è staccato di 2,16 al passaggio dei 9,3, è 46esimo. No, guarda, Dukurs li batte, perché Dukurs va per la settima sfera di cristallo, ora che ci penso, eh. Perché se la gioca con un coreano in Corea, sono praticamente quasi ex aequo in classifica e davanti di poco Martin Dukurs. Se la vincesse sarebbe la settima consecutiva, quindi meglio di Martin Fourcade e Hirsch. Anche se poi questa stagione ha faticato Dukurs, ha vinto i mondiali, ma nelle altre gare è stata più dura la vita per lui. È difficile dire, più complicato per Tizio, Caio. Sicuramente nel biathlon pensare a quello che sta facendo Fourcade è, ma sai, è illogico, insomma. Sono sport diversi, i paragoni sono sempre difficili. Sono belli da proporre quando si parla di fuori classe. Dukurs, Hirscher e Fourcade sono tre fuori classe assoluti che verranno ricordati anche tra 100 anni per quanto sono riusciti a fare. Quello che sorprende è la fame di questi atleti dopo anni e anni di dominio. Sì, sì, è vero, soprattutto anche la grande capacità, come abbiamo detto tante volte, che vale anche per Hirscher, soprattutto di avere quella forma del 90%, magari 80%, alle volte anche qualcosa meno, ma che sai gestire al meglio, un po' come Federer. Abbiamo fatto l'esempio mentre è arrivato anche Montello, 45esimo al traguardo, cioè che non hanno infortuni seri, non saltano tappe, sono sempre lì ad avere le motivazioni. La chiave è quella, la chiave è proprio quella. Christiansen è decimo al momento, passaggio dei 9-3. A breve avremo Bormolini al poligono. Che poi ti dirò, sono 8 per Dukurs addirittura di fila, ora che ci penso, eh. Erano 7, sì. Sì, sì, diventano 8, diventano 8. L'ultima è tutta da vincere, però. Perché se la gioca a domicilio. Tanto bel poligono, chissà se ha preso i chili Babikov dopo che li ha persi la scorsa settimana. Alla dogana di Pyeongchang. Il problema è che da diverse tappe a questa parte sugli sci è piantato, quindi fa fatica. Il discorso vale anche per Zavkov, quindi sicuramente legato alla preparazione seguita dai russi. Secondo me in questo momento in IBU Cup ci sono russi che vanno un po' più forte rispetto a Babikov e Zavkov, che poi di loro sparano bene, quindi riescono a rimanere Coppa del Mondo. Però quando con lo zero non sei tra i primi 20, forse c'è qualcosa che non torna. Tanto Christiansen all'arrivo. E non sarà miglior risultato in carriera per Christiansen, che è fuori dai migliori 10. C'è Fabien Claude, staccato di 18 secondi all'ingresso del primo poligono. Uno dei numeri alti interessanti, partito proprio 30 secondi prima di Bormolini. I Claude sono tutti ragazzi con un motore incredibile. Devono migliorare nella gestione del poligono. Bormolini entra staccato di 27 secondi. Malisco non è un fattore sugli sci perché perde 20 secondi ai 2,7 km, quindi diciamo che il discorso è chiuso per le migliori posizioni. Bormolini al poligono, ce lo fanno anche vedere. Bormolini è molto rapido nel rilascio colpi, quantomeno in questa stagione è cresciuto su questo particolare e gli mancano un po' le percentuali, però il discorso delle percentuali è il problema storico della squadra italiana degli ultimi 15 anni. E, insomma, qui abbiamo un 60% a terra che di fatto ti esclude probabilmente dall'inseguimento, salvo miracoli. Sì, perché comunque era già abbastanza staccato, adesso aspettiamo poi, non so se potremmo attendere fino alla fine della gara, perché incombono altri eventi. Questa sera tra l'altro torna lo sci in prima serata praticamente con Giganti di Squaw Valley. E poi la gara importante secondo me è domani, perché Schifrin, se vince lo slalom, è domani lo slalom, giusto? Sì. Sale a 25 vittorie
nella stessa specialità e sarebbe la più giovane nella storia ad arrivare a 25 vittorie nella stessa specialità. Datevi a vedere la carta d'identità per farvi un'idea, è qualcosa a mio modo di vedere mostruoso, davvero. Tanto il neocoreano ex russo Timofey Lapshin sbaglia. Lapshin, atleta che è salito sul podio in Coppa del Mondo in più di un'occasione, questa non è una brutta gara per proprio lui. Qua è stato secondo nel 2012. Dovrebbe essere in zona punti. Invece abbiamo Malisco. Sai che impiegherebbe meno di 22 anni Schifrin a vincere 25 slalom di Coppa del Mondo? Sì, sono pochissime, forse una soltanto meglio di lei. No, nessuno. Proprio se facciamo un parli conto di slalom. Sì, di quanto tempo ha impiegato per vincere 25 slalom in Coppa del Mondo? No, poi non è che li abbiano vinti in tanti gli slalom, 25 slalom, Che credo Anne-Marie Moser però è stata molto precoce, diciamo. Ma lei era, aveva altre caratteristiche, era più legata alla discesa. E le 25 gare le ha vinte proprio in discesa, però è arrivata a 25 in età più avanzata. Friedenpfeifer hatte die 13. Laufzeit, 43,7 Sekunden hinter Fourcade. Das ist nicht schlecht, aber es kann auch besser. Der Anpfeifer, und da darf er, hat er noch Luft nach oben, auf alle Fälle in der nächsten Woche. Und da haben wir den Sieger des Tages, Martin Fourcade, 13. Weltcupsieg. Das hat noch keiner geschafft. 12 waren es. Beim letzten Sieg hat er Ole-Einar Bjørndalen eingeholt. Der hat 2004, 2005 das Ganze schon mal geschafft, 12 Siege einzufahren. Und jetzt hat ihn Martin Fourcade auch in dieser Statistik überholt. Der ein oder andere sagt ja schon, Fourcade läuft gar nicht mehr um Siege, sondern er läuft, um alle Statistiken einzuholen, zu pulverisieren. Und er ist wirklich auf einem Weg, der unglaublich ist. Nimmt man die Rechnung von Martin Fourcade, ist es sein 61. Sieg. Die IBU zählt das ein wenig anders. Die geht von 59 aus. Und hier haben wir einen weiteren Schweden als allerletzter gestartet. Tio Soderjell. Hat eine etwas eigene Gestaltung seines Schaftes. Direkt am rechten Zeigefinger sehr, sehr viel Luft zu sehen. Sieht man nicht alle Tage. Das heißt, er hat hier einen Block nur für die. Siamo sull'ultimo atleta a essere partito. Questo è lo storico fidanzato di Kalla. Non so se stiano ancora insieme. Ex fondista della squadra nazionale svedese. Per tornare a quel discorso di Schifrin, sai qual è l'atleta che aveva impiegato meno tempo per arrivare a 25 vittorie in una singola specialità? Stenmark. Beh, sì. 23 anni e 349 giorni. Se Schifrin vince sabato sono 21 anni e 363 giorni. Poi c'è gente che ne ha vinte anche di più di gare in una singola specialità. Moser Prohl, che dicevamo prima in discesa, è arrivata a 36 o giù di lì. Però se tu vai a vedere la storia dello sci alpino, si battuta credo da Von. Esatto, sono 10 gli atleti che hanno vinto più di 25 gare nella stessa specialità. Stenmark poi ha vinto sia in gigante che in slalom, e lui è un caso particolare, però anche Von Super G più discesa. I numeri di Schifrin per questo motivo sono impressionanti, per via della carta d'identità, insomma. Cioè sì, come, che prova lo zero. Come sono impressionanti quelli di Martin Fourcade, che oggi aggiunge un altro record in bacheca. Ma diciamo che nello sci moderno, come precocità, senza dubbio l'unico riferimento, ma che comunque è relativo per gli infortuni che ha avuto, è quello di Janica Kostrić, che è stata molto precoce nel vincere. Lei ha avuto quel cambio anche fisico in cui ha messo su diversi chili, anche ciccia, ma diciamo qualcuno poi allora disse che non era soltanto quello, perché erano più di 10 kg, ma lei praticamente ha avuto una striscia di vittorie clamorose nelle gare fisse, certo, a 15-16 anni, e poi è passata alla Coppa del Mondo e vinse da subito, poi però ha avuto anche subito un infortunio grave. Sì, lei è stata precoce nel vincere e anche nello smettere, mettiamola così. Esatto, intanto esatto. Sokup, medagliato olimpico, tra le altre cose, ne manca due, stagione non proprio felice per lui. Invece buona per la squadra ceca in generale, che ha portato sul podio tre atleti diversi, Kermar, Moravec e Schlesinger.
e questa è garanzia di qualità. Ha raccolto più punti rispetto all'anno scorso, quindi in Repubblica Ceca ci può essere soddisfazione per quanto raccolto in campo maschile. Questo secondo me invece non è un buon risultato. Babikov doppio zero, non siamo nei 30. Ma abbiamo detto, fisicamente c'è qualche problema, mentre possiamo davvero dire che all'inizio sembravano percentuali, insomma, non dare troppo ragione agli italiani, però Hofer comunque, nonostante i due errori, è quindicesimo ed è davanti a Vindic, che è diciassettesimo. Hofer sesto tempo sugli sci, Sì. E il terzo Moravec è distante poco più di 6 secondi, poi questo Marziano e gareggia a parte.